Cari forzanovisti, cari concittadini, cari compatrioti, porgo il mio saluto e quello della sezione di Forza Nuova Tessa a tutti voi, ai dirigenti regionali di Forza Nuova e ovviamente ai due illustri ospiti qui dietro di me, e li ringraziamo di essere giunti fin qua a dar sostegno a questa manifestazione. Padre Giulio Tam è il segretario nazionale, nonché parlamentare europeo, l'onorevole Roberto Fiore. Forza Nuova ha voluto questa manifestazione qui ad Atessa per dire basta a questa invasione che sta colpendo la nostra città, questa invasione di immigrati, che è conseguente a un'invasione che colpisce tutta la nostra patria. Ma diciamo anche basta a tutti quei fenomeni criminali collegati al fenomeno dell'immigrazione. Noi qui stiamo subendo maggiormente il fenomeno dei furti, fortunatamente solo dei furti, però nell'est della patria i crimini sono altri, stupri, omicidi. E abbiamo quindi unito con lo slogan i furti all'immigrazione, perché oggi noi sappiamo che questo aumento di appunto furti in città è dovuto all'aumento di immigrati. Cosa ci dice questo? Ci dice il fatto che vi sono le testimonianze di chi è stato rapinato in casa, vi sono i dati nazionali, quelli del Viminale del 2007, che ci dicono che ogni due furti commessi in Italia, uno è commesso dagli immigrati. Non solo, anche i metodi utilizzati dai ladri sono cambiati. Noi eravamo abituati a dei furti particolari, no? Quelli in cui il proprietario usciva di casa, tornava e non trovava nulla. Chi è cresciuto in campagna come me sa che se non entravano in casa passavano dal pollaio e rubavano le galline. Adesso tutto è cambiato. Questi entrano in casa quando i proprietari sono in casa, non solo di giorno, non solo di notte, ma anche di giorno. Eravamo quindi abituati a un altro tipo di furto. Sentivamo fino a poco tempo fa di questi metodi ascoltando ad esempio il telegiornale, quelle rapine che avvenivano nel nord Italia, queste bande di criminali, in special modo albanesi, che entravano nelle case e praticamente sequestravano i proprietari, addirittura li malmenavano o in alcuni casi li assassinavano. Ora questo fenomeno sta arrivando qui, quindi noi oggi sappiamo che immigrazione e furti sono strettamente collegati. La nostra fortuna è che non ancora arrivano, però, oltre ai furti, i crimini che prima io ho ricordato, come appunto gli omicidi e le violenze sessuali. Però la paura nei cittadini cresce e ci sono i sintomi, cambiano le usanze. Noi eravamo abituati a vedere nelle campagne, anche nei quartieri, vedevamo la chiave nella serratura delle porte. Ora non solo non vediamo più le chiavi, ma addirittura la gente si barrica in casa, la gente ha paura, e mi è capitato in questi ultimi tempi di suonare più di una volta, di ripetere il mio nome più di una volta prima che mi aprissero. E cresce anche la paura da parte delle donne, ragazze e non solo, perché temono di girare di notte nei nostri vicoli, nelle nostre strade. È un allarme eccessivo? Beh, no, perché se noi osserviamo, ascoltiamo le cronache nazionali, solo nel mese di aprile, con una breve ricerca su internet, gli stupri sono stati ben 8, una addirittura a Martinsicuro che ha colpito una ragazza violentata da un moldavo. Ebbene,
Nel 2006 gli stranieri sono responsabili, pensate un po', del 70% di borseggi, 51% di furti nelle abitazioni, quello che vi dicevo prima, il 45% di rapine in via pubblica, il 39% di violenze sessuali, quindi più di uno su tre, il 38% di furti di autovetture, il 36% di omicidi, il 31% di tentati omicidi, il 29% di stupri, no, di scippi, scusate, il 29% di truffe e frodi informatiche, il 27% di lesioni colpose, 19% di estorsioni e poi 6% di rapine uffici postali, 3% di rapine nelle banche. Questi sono i dati del Viminale, quindi, non li sto inventando. Nel totale, quindi, sono il 35% dei crimini commessi nel 2006 sono stati, hanno avuto una mano immigrata, con una percentuale di immigrati nella nostra popolazione solo del 5%. Quindi oggi noi possiamo dire che purtroppo immigrazione equivale a criminalità. Questi sono i dati. E in questa classifica di criminali, il primo posto è guidato dai rumeni, specializzati negli omicidi, il secondo dai marocchini, specializzati in lesioni colpose, ed il terzo dagli albanesi, appunto, specializzati nei furti in casa. E poi ci sono i nigeriani e i rumeni, che comunque controllano il mercato della droga, della prostituzione e della tratta degli esseri umani. Un detenuto su tre in Italia, nelle galere, è immigrato. Quindi è chiaro che la gente anche qui ha paura qui ad Atessa, ma in tutto il comprensorio. Però immigrazione non è solo criminalità, purtroppo. Altri fenomeni negativi sono collegati ad essa. L'attacco all'identità nazionale, alle nostre tradizioni, alla nostra cultura, una cultura cristiana e romana. Poi capiremo bene nel discorso di Padre Tam cosa vuol dire. Immigrazione è anche sinonimo di tensioni sociali dovute alla creazione di ghetti, perché l'integrazione non esiste. Quando i popoli sono diversi non c'è speranza di integrazione. E quindi vediamo nascere, soprattutto nelle metropoli, nelle nostre città più grandi, i ghetti. Invadono i quartieri, se ne impossessano. Tempo fa sentivo a Studio Aperto che addirittura in una grossa palazzina c'era una specie di legge a parte. Questi immigrati praticamente avevano addirittura un tribunale e davano delle punizioni. L'esempio del ghetto è la rivolta di Milano dell'anno scorso, quando i cinesi scesi in piazza in via Sarti hanno detto: questa non è Italia, questa è Cina. Altre tensioni sociali sono dovute alla discriminazione che gli italiani subiscono nell'assegnazione delle case popolari, perché delle norme, dei regolamenti folli permettono a questi immigrati di scavalcare gli italiani in un momento in cui le famiglie sono strozzate dagli affitti alti e dall'usura dei mutui bancari. E poi arriva l'immigrazione è anche sinonimo di tensioni sociali dovute alla concorrenza sleale nel mondo del lavoro. Parliamo del lavoro dipendente e del commercio. L'Eurispes dice che gli stranieri accettano condizioni di lavoro economicamente svantaggiate rispetto agli italiani. Cioè, l'Eurispes dice che al nord-est la media di uno stipendio di un immigrato è di 10.500 euro annui, addirittura al sud è di 7.500 euro annui, contro i nostri 13-14.000 euro. Quindi gli imprenditori preferiscono, gli imprenditori italiani che guardano solo al profitto, perché poi ci sono anche imprenditori che si preoccupano comunque della nazione e tengono ai propri connazionali, preferiscono assumerli. Altro dato, questi accettano condizioni di flessibilità nelle ore e nei giorni che gli italiani non accettano. L'esempio era l'altro giorno, il 1° maggio, qui all'ingresso del corso parlavo con dei concittadini e abbiamo insieme assistito il 1° maggio, festa del lavoro, attenzione, abbiamo assistito a 4 immigrati che rientravano da lavoro con la tenuta da muratore, da gessista, erano scesi dal camioncino del proprio datore di lavoro, erano le 5:30, le 6, quindi si lavora anche il 1° maggio, l'italiano non lo fa e non lo deve fare.
Altra concorrenza sleale, e poi perché loro accettano condizioni di lavoro in mancanza di sicurezza. Ci sono dei cantieri che sembrano quelli degli Stati Uniti d'America quando gli indiani costruivano i grattacieli. E poi una delle altre concorrenze sleali che anche noi cominciamo a conoscere è il commercio, e cioè l'invasione dei commercianti cinesi, che praticamente hanno una disponibilità economica di dubbia provenienza, tanto che la DIA ha detto che un'operazione finanziaria su due effettuata dai cinesi è sospetta. Quindi i fenomeni negativi legati all'immigrazione sono tanti. Allora, questo che significa? Significa che l'immigrazione non c'è un'immigrazione buona e un'immigrazione cattiva. L'immigrazione è una ed è un danno per le nazioni che la subiscono, come nel caso dell'Italia, ma anche delle nazioni che la generano. Per farvi capire, un paese quando perde immigrati, in maggioranza giovani, è un paese destinato alla morte, perché non ha a disposizione quelle braccia fresche che possono risollevare questi paesi poveri dalla povertà. Tanto che, ad esempio, in Italia noi abbiamo una media di età degli immigrati di 30 anni. Un immigrato su due ha un'età tra i 18 e i 39 anni. Ciò significa che queste forze lavoro mancano in quei paesi. E in quei paesi addirittura restano i bambini, le donne, gli anziani, che dal punto di vista del lavoro possono dare ben poco. È chiaro che questi paesi in queste condizioni non potranno mai risollevarsi. È un caso, vi faccio un esempio, viene dalla Romania. Un articolo preso da Panorama del 3 aprile del 2008. Beh, pensate, la Romania è in pieno boom economico, come i paesi asiatici, un 6%. Allora, lì hanno bisogno di manodopera. Il governo parla di 400-500.000 posti di lavoro, soprattutto pensate un po' nel settore dell'edilizia, lì c'è un boom nel settore, si costruiscono case dappertutto. Ebbene, non hanno lavoratori. Allora il governo cosa ha fatto? Il governo romeno ha chiamato all'appello, ha chiesto ai rumeni di tornare a casa, ai 2 milioni di rumeni che sono andati via, sparsi in maggioranza tra l'Italia e la Spagna. In Italia fonti ufficiose e ufficiali parlano di 800.000 rumeni, ufficiose del governo di Bucarest invece parlano di 1 milione di rumeni. Ebbene, allora a questo punto che hanno detto di no, non tornano a casa, allora la Romania dovrà importare manodopera dai paesi asiatici. Questo significherà ulteriore invasione da parte del continente europeo di persone. Successo. Questi di popoli che nulla hanno a che fare con la tradizione e con la cultura europea, quindi ulteriori danni. E poi da questo articolo viene fuori che in Romania è scesa la criminalità del 26% nel 2007, e l'articolo dice che è sceso perché quelli sono andati via e sono venuti qua. E per chi dice che l'immigrazione è una ricchezza per l'Italia, beh, pensate che nel 2007 i rumeni hanno inviato ai familiari 5 miliardi di euro, quindi praticamente quasi una finanziaria. E allora cosa occorre fare? Chiaramente bisogna bloccare questa immigrazione, è l'unica soluzione. E nel terzo punto di Forza Nuova, Forza Nuova lo dice dal 2007, blocco dell'immigrazione e avvio di un umano rimpatrio degli immigrati, seguito però ovviamente da un intervento dei paesi sviluppati come l'Europa per aiutare questi popoli a crescere nella loro terra, a svilupparsi nella loro terra. Queste leggi però, da parte dei governanti, Forza Nuova anche ad Atessa ha fatto delle proposte all'amministrazione di cui fa parte, perché noi anche dove amministriamo comunque cerchiamo di muoverci, di fare qualcosa. Tre proposte all'amministrazione, le ripetiamo ancora: il blocco della concessione di residenza agli immigrati, il primo intervento, motivandolo però per motivi di ordine pubblico,
un immediato controllo del territorio in collaborazione con le forze dell'ordine per capire in realtà quanti immigrati abbiamo in città, in quante persone abitano negli appartamenti e se i loro contratti e locazione sono